Sero dato Gesù Cristo, carissimi parrocchiani, carissimi telespettatori. In questo tempo di Pasqua abbiamo vissuto delle stupende realtà. Prima di tutto i nostri ragazzi di terza media hanno ricevuto il sacramento della cresima. Il vicario generale della nostra diocesi, Monsignor Virgilio, è venuto domenica 25 aprile nella nostra parrocchia e ha conferito la Santa Cresima a 15 ragazzi, un gruppo non numeroso ma nello stesso tempo un gruppo ben formato. Che ha fatto un cammino di fede, di riflessione e di conoscenza del Signore, guidato questo gruppo dai nostri catechisti Sergio e Giacomo. Questi catechisti li vogliamo ringraziare per la loro preparazione, per la loro costanza e pazienza che hanno avuto in questi anni nel preparare i ragazzi al Sacramento della crescita. Noi ci auguriamo che questo bel gruppo continui il suo cammino di fede, perché la cresima non è un traguardo, ma un inizio di vita cristiana inseriti nella vita della comunità. È una ricchezza per tutta la comunità desideriamo e ci auguriamo che questi ragazzi occupino con grande responsabilità il ruolo, il posto che il Signore affida loro nella Chiesa, nella parrocchia. La nostra parrocchia si è arricchita ovviamente di eh, 15 giovani che hanno aperto il loro cuore, la loro mente allo Spirito Santo. Poi siamo vicini al mese di maggio. Carissime parrocchiane, la nostra devozione a Maria, colei che il Signore ci ha dato come madre, Maria che si interessa di tutti i suoi figli, che si prende cura dei suoi figli e li porta a Gesù. Dobbiamo avere grande devozione verso la Madonna. Il mese di maggio è il mese di Maria, il mese del Rosario, una lunga tradizione ci porta a recitare il Santo Rosario. I nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati sempre hanno vissuto questo mese con grande fede e con grande devozione verso la Madonna, recitando il Santo Rosario ogni giorno. Noi vogliamo continuare questa tradizione. Ogni sera alle 20.45 nella nostra Chiesa c'è il Santo Rosario. Tutti siamo invitati a partecipare, vogliamo che ci sia sempre tanta gente a rendere omaggio e a venerare la Vergine Maria. E ogni sera un gruppo o più gruppi della nostra parrocchia animeranno il Santo Rosario. Quindi siete tutti invitati a partecipare al Santo Rosario, dai più piccoli ai più grandi, ai più anziani, insieme. Come famiglia vogliamo innalzare al Signore una preghiera attraverso la Vergine Maria. E siamo anche ormai verso la fine dell'anno pastorale e ci stiamo preparando, organizzando per preparare i momenti più intensi del periodo estivo. E tra questi momenti c'è il centro estivo, qui. Nella nostra parrocchia. Quest'anno vogliamo che sia un centro estivo dando la possibilità a tutti di poter partecipare, di dare una mano e un aiuto alle famiglie che magari in questo periodo estivo hanno altri impegni. Così i bambini possono avere un luogo certo e sicuro dove poter trascorrere la loro giornata in serenità e anche in un ambiente formativo. Quindi sul nostro notiziario e troverete anche in altri posti l'invito a partecipare a questo centro estivo qui all'osservanza. E il centro estivo sarà, darà la possibilità ai bambini di venire sia al mattino sia al pomeriggio, compreso il pranzo. Un altro momento forte per tutti i nostri ragazzi della parrocchia, della parrocchia di San Giovanni Bono, quindi la nostra unità pastorale, è il campo estivo in montagna. È stata un'esperienza in questi ultimi anni sempre bella, significativa, che i ragazzi ricordano e dei quali sono entusiasti. Anche quest'anno quindi vogliamo rinnovare questa esperienza e dal 28 giugno fino al 7 luglio faremo questa esperienza di campo scuola presso una struttura che si trova sulle Dolomiti, al lago di Braies, verso il confine con l'Austria. Un ambiente straordinario in mezzo al bosco, con tanto spazio e così la possibilità per i ragazzi di potersi muovere, giocare e fare le loro attività con serenità. Invitiamo tutti i ragazzi del, dalla terza elementare fino alla terza media di partecipare a questo campo estivo. Voi tutti siete a conoscenza della situazione della nostra chiesa, la struttura, proprio l'edificio della nostra chiesa ha bisogno di essere ristrutturato, ha bisogno di essere consolidato per la sicurezza e per continuare nella nostra Chiesa le attività religiose. Quindi si chiede un vostro contributo per dare inizio ai lavori. Sono lavori urgenti ed è necessario mettere mano il più presto possibile. C'è anche, oltre che una possibilità di fare un'offerta, potete anche dichiarare il 5 per 1000 in favore del circolo oratorio Servanza, quindi in favore della parrocchia. Quando fate la dichiarazione dei redditi potete appunto devolvere il 5 per 1000 per la parrocchia. Sul notiziario e anche in sovrapposizione potete leggere il codice fiscale che è necessario per il versamento, per la sottoscrizione del 5 per 1000. Certamente a voi non costa nulla il 5 per 1000, ma è un sostegno grande e forte invece per la nostra parrocchia e il 5 per 1000 non esclude l'8 per 1000 da sottoscrivere per la Chiesa Cattolica. Bene, rinnovo a tutti gli auguri in questo tempo di Pasqua, di pace e serenità. Cristo è veramente risorto a tutti. Pace e bene.